Allora, intanto grazie a Francesco Musumeci che già abbiamo avuto il piacere e l'onore di incontrarlo nel nostro viaggio che abbiamo fatto con Transform in collaborazione con l'EFT, il Laboratorio Sud, e do subito la parola a Loredana per introdurre l'argomento che affronteremo insieme a Francesco. Prego Loredana. Ciao, allora io voglio approfittare da subito della presenza del dottor Musumeci, essendo lui un medico della provincia di Salerno, perché proprio oggi ci arriva una fotografia dell'ospedale Ruggi d'Aragona, azienda universitaria di Salerno. I ricoveri stanno aumentando e non c'è previsione rispetto alla durata dei ricoveri. Molti ricoverati stanno presso l'azienda ospedaliera da oltre 15 giorni. 3 piani pieni di malattie infettive, un solo posto libero su 3 di rianimazione. Molti, ci viene detto dall'ospedale Ruggi, sono lavoratori, sono studenti, infettatisi al nord e che per giorni e settimane hanno vissuto presso le loro abitazioni con la paura e i tempi lunghi di attesa per un tampone. Perché qui, come in altri luoghi, non vi è alcun approccio epidemiologico del territorio per il contenimento del contagio. Ora sembra che a Salerno città ci sia sull'emergenza l'idea di rafforzare non solo l'ospedale Ruggi d'Aragone, che però ci consegna una bella notizia, l'arrivo dei DP per il personale sanitario, parasanitario e il personale delle pulizie, che sempre ci dimentichiamo. Questo rafforzamento coinvolge anche l'ospedale da Procida, che diventerà un ospedale Covid. Quindi siamo ancora una volta su quella che è la struttura della rete ospedaliera. E viene alla luce quello che è il fallimento delle riforme sanitarie che hanno comportato in sé lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e che oggi arrancano al sud come hanno arrancato al nord. Io su questa riflessione voglio passare la parola al dottor Musumeci, che ringraziamo per questo momento che ci dedica in emergenza Covid. Prego Francesco. In effetti, in tutta questa storia che stiamo vivendo, alcuni passaggi vengono sottaciuti. Tutti quanti dicono che non è il momento di fare polemiche, ma io due date le ricorderei. Una è la 833, sarebbe la riforma sanitaria, che grazie alla lotta del 78, grazie alla lotta che veniva da anni precedenti, sempre il famoso 68, parte questo discorso di una medicina che non sia solo universalistica, ma anche una medicina che era basata, come diceva Giulio Maccacato, su quella che era l'epidemiologia, cioè prevenire prima che curare. Vi ricordo semplicemente che era il Presidente della Repubblica all'epoca, era un tal Pertini, e vi ricordo che vi fu una battaglia durissima e si veniva a questa legge perché c'erano state le questioni di Porto Marghera, l'arsenico di Manfredonia, i primi studi in effetti sull'amianto. Ricordo semplicemente che Maccacaro all'epoca diceva che la medicina era come la lotta di classe, la lotta per la salute era la lotta per un sistema diverso. Passano gli anni, vi dico solo dei nomi. Governo Amato, 1992, la nuova legge sanitaria, la 502. Vi ricordo, veramente per inciso, perché sono dei flash che secondo me è necessario avere per capire quello che sta accadendo. Chi era il ministro all'epoca del governo Amato alla sanità? Un tal De Lorenzo. E quindi De Lorenzo si dimette, subentra Costa. Io non sto a fare la storia di De Lorenzo, la conosciamo tutti quanti, ma in quel 1992 viene completamente cambiata l'idea che veniva dal 68, che era di una sanità
universale e che doveva, in effetti, il diritto alla salute diventava un diritto di tipo politico. Si cambia, si passa. Nell'833 dell'Anselmi c'era la funzione del cittadino, la funzione del volontariato, era qualcosa che anche però immetteva un meccanismo in effetti nuovo nel concetto di salute. Col governo Amato si cambia, si passa in effetti dall'aziendalizzazione, e quindi la sanità come azienda, all'orientamento verso il mercato e alla responsabilizzazione delle regioni. Cioè si ritorna indietro di 10 anni, per cui la salute diventa una merce, il territorio non interessa, il discorso della prevenzione viene accantonato ed accade quello che state vedendo in questi giorni. Cioè, che accade? Che nella regione più forte, dove la 502 di De Lorenzo, noi dobbiamo dirle queste cose, dobbiamo ricordarle con forza, sponsorizza il privato. E che cosa accade? Distruggendo il territorio, nel momento in cui scoppia la pandemia, questo dovrebbe essere un altro tipo di discorso, perché questa storia della pandemia si sapeva da sempre, non abbiamo il filtro del territorio. Per cui le persone dove corrono? Nell'ospedale. E chiaramente intasano gli ospedali, intanto le case di cura private, che non avevano nessun interesse sul discorso del territorio, a che servivano il filtro? Gli operai sono carne da macello. Da questo punto di vista, intasamento degli ospedali, incapacità da parte dei miei colleghi che si stanno morendo sul campo, perché nessuno ha fatto fare corsi di formazione in preparazione alla pandemia, i medici di base completamente allo sbando, e poi vedete quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore, con delle responsabilità che sono enormi. E là dove ancora un po' di struttura territoriale esiste, le mine Romagna e Veneto hanno subito imparato da questo punto di vista, ma poi venivano da storie di lotte operaie importanti in cui il discorso del territorio e della prevenzione della salute contava, quindi non abbiamo avuto la liberalizzazione completa che è accaduta in Lombardia, i danni sono meno accentuati. Io penso che la lettura di quello che sta accadendo vada fatto con uno sguardo al passato, perché se no tutti quanti parlano di questo virus. Guardate, il virus non ci vuole uccidere. Noi siamo il suo organismo vivente, lui ha interesse a vivere con noi. E il problema è che non aver letto il territorio, aver permesso in effetti la violenza al territorio, non aver preparato la prima linea, come dice qualcuno, di difesa, ha portato a queste condizioni. Ti ringrazio Francesco. Penso che, come abbiamo già detto altre volte, questo incontro è soltanto il primo degli incontri che vorremmo tenere, e quindi affronteremo poi il tema di come la Campania e come in generale il Sud affronta questa crisi del coronavirus e quali sono le possibili uscite, diciamo, che noi vorremmo promuovere territorialmente. Questo è anche uno spunto di riflessione che tendiamo a continuare ad avere. Insomma. E quindi tanto ti ringrazio e ci sentiamo poi per le prossime puntate. Grazie Roberto. Ciao Loredana. Facciamo partire subito l'ambulatorio medico trasversale con i nostri potenti mezzi, mi raccomando. Ciao, un abbraccio. Ciao.